Sono Saverio Seslenga e da oggi vi racconterò solo il bello e il buono della capitanata dal Gargano ai Monti Dauni al Tavoliere delle Puglie. Solo belle notizie sulla tua TV. Buona visione. Vi ricordo che questo programma è stato offerto da BCC, Ferrovie del Gargano, Carni Affini Gourmet, Hamburgeria Gourmet e Cinzia Olearia. Buona visione! Benvenuti a Vico del Gargano, il paese dell'amore, la cittadina tra i borghi più belli d'Italia e anche la capitale degli agrumi. Qui si coltivano arance e limoni che si trovano anche d'estate, tant'è che il patrono San Valentino è anche il protettore degli agrumi. Per il mondo intero San Valentino è il patrono degli innamorati, per noi è il patrono degli agrumi, fino a che le due storie dell'amore e degli agrumi si sono fuse insieme. Quindi potremmo dire che l'aranciata del Gargano è l'elisir d'amore per eccellenza. La solenne processione, guidata dall'arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, fa da cornice ad una giornata ricca di eventi culturali e di folklore. È stata una festa molto ricca, secondo me, molto calorosa, piena di gente, la chiesa era strapiena e quindi vuol dire che la popolazione sente molto, ecco, questa data e questa festa. Sul tema della festa innanzitutto, sia come cristiani che come semplici cittadini, la festa identifica l'appartenenza, quindi senza la festa non saremo né cristiani né cittadini. Fra le viuzze del borgo si snoda il vicolo del bacio, un vicoletto largo soltanto 50 centimetri, dove gli innamorati si incontrano dopo aver bevuto l'elisir di arance benedette. Fate e arancia! Applauso! E per il secondo anno consecutivo è andato in scena a Terra Arancia, l'evento che racconta storia, tradizioni e tipicità del paese, il tutto all'insegna di amore cioccolato. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di portare turismo fuori dal periodo estivo. Il binomio è cioccolato e arancia, quindi il nostro prodotto frutto dell'amore, ma anche quello che è stato il simbolo di un'economia fiorente qualche decennio fa, viene rivalutato e viene presentato ai turisti che ci faranno visita. Ma insieme al frutto dell'amore abbiamo anche gli artigiani, i prodotti locali, quindi diamo al turista la possibilità di conoscere diversamente questo territorio. Il Gargano piace sempre più agli organizzatori del Giro d'Italia, dopo Peschici, sede di tappa per ben tre volte negli ultimi 17 anni, e la volta di San Giovanni Rotondo, che ospiterà la sesta tappa della Corsa Rosa giovedì 16 maggio. La Cassino San Giovanni Rotondo di 233 km, una delle più lunghe e impegnative della 102esima edizione. Oggi a San Giovanni Rotondo la presentazione alla presenza del commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani. Sì, è una tappa particolare, c'è una salita nel finale, potrebbe esserci qualche attacco, non penso da parte degli uomini di classifica, loro cercheranno soprattutto di stare attenti, vigili nelle prime posizioni, però sarà sicuramente una tappa molto molto bella, perché il finale appunto con questa salitella sarà molto molto incerto. Ma penso che sia un evento molto importante. Il Giro d'Italia non è solamente una corsa in bicicletta, fa parte della storia dell'Italia e quindi penso che per una città come San Giovanni Rotondo l'arrivo di una tappa al Giro sia un evento importante, infatti siamo qui per questo. La mattina tra i banchi di scuola e il pomeriggio a lezioni di vita per coltivare sogni e aspirazioni. Da questa idea nasce Borgo Bambino, il progetto multidisciplinare selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile presentato a Palazzo Dogana. Barbara Torraco, presidente Patto Consulting, impresa sociale. I benefici di Borgo Bambino speriamo che siano tanti. Noi siamo molto soddisfatti di questa giornata, anche perché rappresenta il punto di partenza di un progetto che è nato un po' per caso, ma è stato anche premiato dalla Fondazione, e quello il nostro è concentrato sulla città di Manfredonia, su una scuola, l'Istituto Maiorano, che contiamo nell'ambito dei 2 anni del progetto di trasformarla in un luogo di aggregazione, di piacevolezza per i bambini. Costruiremo una serie di spazi che possono essere luoghi di aggregazione non solo per i bambini ma per la comunità intera.
Selezionato tra 432 progetti presentati in tutta Italia, Borgo Bambino intende rimarginare una ferita sociale sempre più aperta, specie nelle zone periferiche, dove il rischio di esclusione sociale e devianza minorile aumenta notevolmente. È il caso del quartiere Macello e della zona Comparti di Manfredonia, dove hanno sede l'Istituto Comprensivo Don Milani 1 Maiorano e la parrocchia Sacra Famiglia, entrambe protagoniste del progetto. Don Salvatore Miscio è il parroco. Beh, da Borgo Bambino mi aspetto soprattutto l'attivarsi di una voglia di lavorare insieme, di prendersi cura insieme delle cose, ma la voglia di guardarsi in faccia, di fare un'analisi anche reale, concreta delle cose e pensare dei passi in comune da fare. Fine settimana trascorso sulla Montagna Sacra per il neoarcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. Sabato a San Giovanni Rotondo, nei luoghi di Padre Pio, domenica a Monte Sant'Angelo, nella grotta di San Michele Arcangelo. La lunga giornata a San Giovanni è iniziata con la visita all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove ha ricevuto i saluti del direttore generale dell'Opera di San Pio, dei dipendenti e del segretario generale dei gruppi di preghiera. Nel pomeriggio padre Franco Moscone è stato accolto in piazza Padre Pio dal clero, dalle autorità cittadine, con in testa il sindaco Costanzo Cascavilla, e da numerosi fedeli, una breve visita nella chiesa matrice di San Leonardo Abate, per poi concludere la giornata nel santuario Santa Maria delle Grazie, dove ha concelebrato l'Eucaristia. Tra i tanti presenti alla messa anche il presidente della Puglia, Michele Emiliano. Dopo aver fatto tappa a San Nicandro, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, Bruno, giovane viandante portoghese, è giunto a Manfredonia con il suo asinello Salam, un pellegrinaggio nel segno della pace. Come nasce questa storia? Prima che tutto, ciao a tutti. Ciao. Questa storia è nata di una idea di un gruppo di internazionale, di un gruppo di persone di diverse nazionalità, con il desiderio di camminare fino a Gerusalemme in nome della pace mondiale. Oggi sono qua a Manfredonia, fa qualche tempo che non vedevo il mare, sono del Portogallo e il mare per noi è come Dio, posso dire, e sono felice per arrivare un'altra volta al mare dopo di fare tutto il Gargano, che è stato bellissimo, anche una grande esperienza. San Nicandro, San Marco in Lamis, Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e ora Manfredonia. Sono molto felice di stare qua. Mete Gerusalemme. Buon viaggio. Grazie. Una buona vita a tutti. Mozzarella di bufala campana in crescita, spinta dall'export e dalla qualità degli allevamenti. Se ne è parlato a Foggia presso la sede dell'Associazione Allevatori di Capitanata. Pietro Laterza, presidente regionale Ara Puglia. Ma è uno dei comparti che oggi sta godendo uno dei momenti migliori della zootecnia in generale. In Puglia sicuramente è una delle regioni, ma in particolar modo della Puglia, il territorio foggiano, è una delle province, dei territori più ad alta vocazione per quanto riguarda l'allevamento di bufala. Durante l'incontro al quale erano presenti allevatori di Puglia e Campania si è parlato anche di miglioramento genetico della razza. Giacomo Bertolini, direttore nazionale ANASB. Guardi, io credo che mai come oggi sia chiaro che l'attività di miglioramento genetico, che vede la partecipazione diretta degli allevatori insieme alla nostra associazione e alle istituzioni pubbliche, sia un elemento strategico per gli allevamenti bufalini. La provincia di Foggia è l'area più importante della Puglia per l'allevamento bufalino. 50 aziende dislocate tra il Gargano e l'Alto Tavoliere, 9.500 capi, di cui 6.000 in lattazione, 100.000 quintali di latte prodotti in un anno, in gran parte trasformati in zona. Grazia Di Bari, imprenditrice del settore, soddisfatta dell'incontro e della collaborazione con i colleghi della Campania. È l'unico settore zootecnico dove possiamo dire che insomma le cose vanno bene, nel senso che il mercato risponde molto molto bene. Abbiamo dei trend di crescita negli ultimi 4 anni, sono dati del consorzio, che sono veramente incoraggianti, quindi non possiamo far altro che stare uniti, stare insieme e migliorare, perché si può lavorare, perché comunque è stato fatto un grandissimo lavoro e l'abbiamo fatto insieme con i fratelli campani, quindi mi sento assolutamente di ringraziarli per il lavoro che insieme si sta facendo. Il maiale è l'animale simbolo dell'abbondanza. Faeto, piccolo borgo franco-provenzale dei Monti Dauni, lo celebra ogni domenica prima del mese di febbraio. Oggi Faeto fa di questo rito un evento per promuovere il territorio e valorizzare il turismo montano. Michele Pavia, sindaco di Faeto.
Beh, in effetti siamo alla 38esima edizione della Sagra del Maiale di Faeto, però quest'anno siamo particolarmente soddisfatti perché vediamo che la gente non ci abbandona, non ci tradisce, anzi ce n'è sempre di maggiore quantità e qualità. Visite guidate nel borgo, all'antico mulino ad acqua, al laboratorio della lavanda. Maria Tangi, vice sindaco di Faeto. È un modo per attirare gente, per farci conoscere, ma non solamente da un punto di vista paesaggistico, ma anche da un punto di vista culturale, perché, mi ripeto, l'autenticità della lingua ci caratterizza. Nonostante vento e freddo, tanta gente, soprattutto dal barese. Giuseppe Spinelli, delegato agli eventi, comune di Faeto. L'evento si sta dimostrando all'altezza delle aspettative, la gente c'è, i risultati si stanno vedendo e questo è solamente l'inizio. L'inizio per far conoscere il nostro paese, le nostre tradizioni a tutti i turisti che stanno venendo. Ma è sua maestà il prosciutto di Faeto, il vero protagonista della giornata. Ma si celebrano anche le altre peculiarità del territorio, come le lenticchie, come i fagioli, i ceci. Com'è nata l'idea di produrre legumi su questo territorio? Più che nata, qui già nascono loro i legumi, diciamo, è una tipicità del posto, dove che è da millenni che si vengono coltivati in montagna, facendo anche dei prodotti un po' più innovativi che vanno anche oggi, restando sempre con la tradizione, l'innovazione con la tradizione, quel nostro obiettivo.